Bene, allora cominciamo stamane chiedendo scusa per il ritardo. Cominciamo stamane chiedendo scusa per il ritardo, non ho controllato bene i tempi, diciamo la lezione numero, se non mi sbaglio, ottava, quello che faccio io. Di cosa parleremo oggi? Parleremo oggi delle proprietà della matrice E alla T e a cosa ci serve nel risolvere i problemi che ci interessano. Allora, proprietà di E alla AT. Faccio una tabellina su una colonna, ci metto E alla AT dove hai una matrice quadrata uguale, per definizione, l'abbiamo detto, a somma per k che va da 0 a più infinito di a alla k, t alla k su k fattoriale. E sulla colonna di destra riporto una funzione scalare ben nota che è la funzione esponenziale, e alla t, che può essere definita in maniera diversa, ma la definizione più usuale che ne danno i matematici è proprio una definizione come sviluppo in serie di questo scalare, somma sempre per k che va da 0 a più infinito di a alla k. A è uno scalare, ora non una matrice, t alla k su k fattoriale. Le due definizioni sono perfettamente analoghe. Va bene, nel caso di una matrice scalare, nel caso di una funzione esponenziale scalare, questa A è uno scalare, invece nell'altro caso ovviamente A è una matrice. Cominciamo a vedere le diverse proprietà. Primo, no, partiamo da questa colonna. E alla A moltiplicato il parametro t lo facciamo 0 uguale, e alla 0 uguale quindi a 1, lo sappiamo tutti. Da questa parte, e alla A moltiplicato 0 uguale, in questa serie pongo t uguale a 0, quindi spariscono tutti i termini della serie, vanno a 0 in quanto t è uguale a 0, e quindi rimane soltanto di quella serie il primo termine che è a alla 0, ma alla 0 noi sappiamo essere uguale a matrice identica. Le due faccio notare, diciamo che le due relazioni per una funzione scalare, per una funzione matriciale, sono perfettamente equivalenti. 2. E alla AT è una matrice di funzioni del tempo, invece E alla AT, questa, è uno scalare. Bene, partiamo da questa. Facciamo la derivata rispetto al tempo di E alla A piccino per t. Sappiamo tutti che questo è uguale ad A moltiplicato ancora E alla AT, che io posso scrivere senza nessuna ombra di dubbio uguale ad E alla AT moltiplicato A. Tra scalari il prodotto gode della proprietà commutativa, questo è chiarissimo. Va bene. Bene, vediamo invece cosa vuol dire derivata rispetto al tempo di E alla AT dove A è una matrice quadrata uguale. Cosa devo fare? Devo derivare questa E alla AT e quindi
questa serie, devo derivare questa serie. Va bene? E siccome la serie è assolutamente convergente, io la posso derivare termine a termine. Cambio pagina per un istante, poi ci ritorno. Allora, devo calcolare derivata rispetto al tempo, di che cosa? Della somma per k che va da 0 a più infinito di a alla k t alla k su k fattoriale, uguale. Il primo termine di questa somma è una costante, quando viene derivato, ovviamente il primo termine mi dà luogo a zero. E quindi questo uguale a somma per k che va da 1 a più infinito. Il termine per k uguale a zero, ovviamente quando viene derivato da zero, che quindi non c'entra, di a alla k e la derivata è fatta rispetto al tempo. Eccolo qui, va bene, quindi rispetto a questa variabile, fatemi saltare un passaggio. La derivata di t alla k è k meno 1 per t alla k meno 1, e quindi scrivo per t alla k meno 1 fratto, c'è un k fattoriale al denominatore, ma al numeratore vi era un fattore pari a k meno 1. Allora, k meno 1 fratto k fattoriale, altro non è. Ovvio, chiedo scusa per la pessima scrittura, ovvio e non è altro che k meno 1 fattoriale uguale. In questo a alla k, ogni termine per k che va da 1 a più infinito contiene un a a moltiplicare. Va bene. E se contiene un A a moltiplicare, io lo posso raccogliere in questa serie. Ricordo sempre che tutto ciò, questi giochini, sono leciti perché la serie è assolutamente convergente. E quindi uguale. Questo un A lo raccolgo a sinistra. Attenzione che ora c'è un prodotto di matrici e quindi quando fa il prodotto, va bene, il prodotto tra matrici non gode della proprietà commutativa. Comunque uguale ad A, che moltiplica somma per k che va da 1 a infinito di a alla k meno 1, un a l'ho raccolto, per t alla k meno 1 su k meno 1 fattoriale uguale. E ora questa somma basta cambiare l'indice di sommatoria e prendere come indice K' uguale a K-1, e quindi questa diventa uguale, scrivo qui sotto ancora, ad A per somma, quando K uguale a 1, K' uguale a 0, e quindi somma per K' che va da 0, ovviamente a più infinito, quando K tende a più infinito, anche K' tende a più infinito, di A alla K meno 1, ma K meno 1, ritorniamo a questa espressione, è uguale a K', da cui A alla K', ovviamente T alla K' su K' fattoriale, uguale, questa che io chiudo tra parentesi non è altro che la definizione di E alla K. A per t, quindi uguale ad A moltiplicato E alla t. Conclusione, la derivata rispetto al tempo della matrice E alla t uguale ad A per E alla t. Attenzione, prima di proseguire, che nel passaggio da questa espressione a questa, io ho raccolto A a sinistra, ma nulla mi vietava di raccogliere A a destra, che quindi è ovvio che con uguale procedura, dove A invece è raccolto a destra, uguale anche ad E alla AT moltiplicato A, che significa che anche nel caso di matrici quadrate l'esponenziale E alla AT commuta con la matrice A. E quindi ritorniamo alla pagina precedente, quella delle proprietà che stavo scrivendo. La derivata di E alla T è uguale sia ad A
E alla T sia anche uguale ad E alla T moltiplicato A. E quindi nel caso di A matrice o di A scalare, le due proprietà sono perfettamente equivalenti. 3. E partiamo dal caso scalare. Se io faccio E alla A moltiplicato T, va bene, ma T è ancora uno scalare, quindi prendiamo T uguale a 1. O se poniamo T uguale a tutti i valori che si vuole, vuol dire che questo sarà un E alla A primo. Lo continuo a chiamarlo E alla A, E elevato ad A moltiplicato E elevato a B. Sappiamo tutti che questo prodotto, visto che la base è la stessa, non è altro che uguale che alla A più, non moltiplicato, e alla A più B. Siamo d'accordo? Bene, vediamo un po' che succede nel caso in cui A sia una matrice. È vero, domanda, cui non mi saprete rispondere, ovviamente, questo ci mancherebbe altro. È mio compito, va bene, far sì che voi in futuro possiate rispondere. Che E alla A, al solito T può essere 1, 2, 3, 25, una volta fissato A moltiplicato T diventa una matrice con di numeri che continuo a chiamare A, se volete, moltiplicato E alla B è uguale ad E alla A più B, punto interrogativo, è vero? Beh, l'intuizione ci dice, ma se sono tutte vere le altre cose, va bene, è molto probabile che sia vera anche questa. Nella realtà, va bene, bisogna distinguere un istante. Questa espressione qui scritta, questa, va bene, è vera se e solo se, non è sempre vera, ma teoremino, è vera se e solo se A e B commutano tra loro, cioè se A moltiplicato B è uguale a B moltiplicato A. Se A e B commutano tra loro, allora questa espressione è vera. Se non commutano, questa espressione non è vera. Potrei dire andatelo a vedere in un qualunque testo di, non so, algebra lineare avanzata e così via, però una piccola dimostrazione, va bene, la facciamo. Allora, cambiamo ancora pagina. Allora, vogliamo dimostrare che E alla A moltiplicato E alla B uguale ad E alla A più B if 2F se e solo se A moltiplicato B è uguale a B moltiplicato A. Ah, faccio osservare che nel caso che in cui A e B, va bene, sono degli scalari, è abbastanza ovvio che se A e B sono scalari, che A moltiplicato B è uguale a B moltiplicato A, da cui la validità sempre vera della relazione che ben conosciamo, E alla A moltiplicato E alla B, dove A e B sono scalari, è uguale a E alla A più B che abbiamo scritto prima. Bene, ma ecco, vediamo di dimostrare questa cosa. Questo if significa condizione necessaria e sufficiente, se e solo se, quella I con due F, va bene, linguaggio anglosassone. Io dimostrerò con certezza soltanto la sufficienza. Se A e B commutano, allora è vero che la necessità di questa espressione, ecco, mi servirebbe qualche momento in più, ma non è così importante. Allora, vediamo di costruire in una qualche maniera E alla A moltiplicato B. Ma E alla A che cos'è? È una serie, somma per k che va da 0 ad infinito di A alla k su k fattoriale, non c'è t perché c'è t l'ho tralasciato, e anche B ha la medesima espressione. E quindi, attenzione, facciamola lunga e pallocolosa. E quindi questo prodotto è somma per i, cambio indice,
ma tanto è una simbologia, per i che va da 0 a più infinito, di A alla I su I fattoriale, chiusa la parentesi, che moltiplica somma per iota, che va da 0 a più infinito, di B alla iota su iota fattoriale. Ecco, questo è il prodotto. Le due serie sono assolutamente convergenti. E quindi cosa posso fare? Prendere il primo termine di questa serie e moltiplicarlo per tutti i termini di questa serie. Poi prendere il secondo termine della prima serie, moltiplicarlo per tutti i termini della seconda serie e alla fine, dopo un lavoro di questo tipo, far la somma. Va bene? Come si può fare? Si può fare, se non l'aveste mai sentito, alla Cauchy. E quindi cominciamo a costruire una tabella a infinite dimensioni. La tabella sia la seguente. Prima riga della tabella. A alla 0 moltiplicato b alla 0 su 0 fattoriale per 0 fattoriale. Secondo termine di questa tabella. A alla 0 lo lasciamo inalterato. A alla 0 su 0 fattoriale per b alla 1 su 1 fattoriale. Terzo termine, a alla 0 su 0 fattoriale per b alla 2 al quadrato. È ovvio che b al quadrato lo sappiamo scrivere perché b è una matrice quadrata e quindi b al quadrato è noto, su 2 fattoriale. Puntolini, termine generico della prima riga. Attenzione, questa prima riga sarà costituita da infiniti termini. Va bene. A alla 0 su 0 fattoriale per b alla iota su iota fattoriale e poi ancora puntolini. E questi termini cosa sono? Non sono altro che il primo termine di questa sommatoria, solo il primo, a alla 0 su 0 fattoriale, che moltiplica tutti i termini di questa sommatoria. Poi dovrò fare la somma, e ora cosa devo fare? La seconda riga che scriverò, cosa sarà? Il secondo termine di questa sommatoria moltiplicato tutti i termini di questa sommatoria, quindi scrivo i primi elementi della seconda riga. Va bene, e poi ovviamente avremo un numero di righe infinito. Va bene, quindi la seconda riga comincerà con alla 1 su 1 fattoriale moltiplicato b alla 0 su 0 fattoriale, poi alla 1 su 1 fattoriale rimane inalterato e cambiano i termini che coinvolgono b alla 1 su 1 fattoriale, puntolini, a alla 1 su 1 fattoriale, b alla iota su iota fattoriale e così via. Siamo d'accordo? In questa maniera ho scritto una tabella di infiniti termini, ma ciascuno di questi termini, va bene, qualunque esso sia, compare una sola volta nel prodotto di queste matrici, questa e questa. E allora basterà fare la somma di un numero infinito, ovviamente, di tutti i termini di questa tabella. E otterrò questo prodotto, somma per i che va da 0 a più infinito e somma per iota che moltiplicato somma per iota che va da 0 a più infinito. Ora, questa somma come la facciamo? Una volta fatta questa tabella, la facciamo alla Cauchy. Cominciamo a prendere le diagonali. Questa prima diagonale di questa tabella contiene un solo termine, 1, a alla 0 per b alla 0 fratto 0 fattoriale per 0 fattoriale. Poi prenderemo la seconda diagonale. Sarà costituita da quanti termini la seconda diagonale? Da due termini. Va bene. E poi prenderemo la terza diagonale e così via. E faremo la somma di tutti i termini mediante queste diagonali, ottenendo. Oh, guardate gli appunti perché io devo cambiare pagina, non c'ho più spazio per scrivere questa somma. Uguale. Cominciamo a scriverla in maniera spaparanzata. Anzi, aspettate, torno un momentino indietro.
E quindi farò una somma di diagonali. Queste diagonali gli do un numero, la prima diagonale, e gli do un indice k uguale a 0. Ecco che ho riservato il k alle diagonali e non agli elementi di E alla A ed E alla B. La seconda diagonale la chiameremo diagonale k uguale a 1, poi k uguale a 2 puntolini fino a k uguale a infinito, perché ho infinite diagonali. Ora quindi possiamo scrivere che E alla A moltiplicato E alla B uguale a somma per k che va da 0 a più infinito, somma lungo tutte le diagonali della tabella scritta prima. E ora mettiamoci una parentesi, devo scrivere che cosa? La somma degli elementi lungo la diagonale kappesima. Quanti sono gli elementi lungo la diagonale kappesima? Per k uguale a 0, prima diagonale, quanti sono gli elementi? 1. Per k uguale a 1 sono 2 e così via, e quindi somma per un indice L che va da 0 a k, e sono quindi k più 1 elementi. Attenzione, guardarsi la struttura, ritorniamoci un momentino, la struttura di ciascuna diagonale, questa qui ad esempio, contiene. Ah, oh, scherziamo davvero? Questa diagonale, va bene, contiene A alla 0 per B alla 2, fratto gli opportuni fattoriali. Poi A alla 1 per B alla 1 e così via. Quindi mentre l'esponente di A cresce, l'esponente di B decresce. Però la somma degli esponenti, va bene, è sempre una costante. Siamo d'accordo? E allora la sommatoria lungo questa diagonale la possiamo scrivere nella seguente maniera. Somma per L che va da 0 a K di A alla L su L fattoriale per B. Mentre L incrementa come potenza, B deve decrementare, quindi B sarà uguale, avrà un esponente alla K meno L su K meno L fattoriale. Chiuso. E questa è l'espressione, dobbiamo ancora manipolarla un momentino, va bene? Però questa è l'espressione certamente sempre valida, anche se A e B non commutano fra di loro, è sempre vero che E alla A moltiplicato E alla B è uguale a questa espressione. Se fosse E alla B moltiplicato E alla A, sarebbe uguale sempre a questa espressione, dove però viene invertito l'ordine di A e di B, sarebbe B elevato per A elevato. Sappiamo che per le matrici, non ritorno più a dirlo, non vale la proprietà commutativa del prodotto. Bene, e allora ora esaminiamo questa somma finita all'interno di questa parentesi, uguale, quindi lasciamo somma per k che va da 0 a più infinito, e questa la scriviamo così, che moltiplica. Somma per L che va da 0 a K. Ciascun termine lo moltiplichiamo per K fattoriale, lo dividiamo per K fattoriale. K fattoriale è sempre diverso da 0 e quindi posso tranquillamente moltiplicare e dividere. E quindi ottengo K fattoriale al numeratore fratto, raccogliamo gli scalari, L fattoriale K meno L fattoriale per A alla L per B alla K meno L, chiusa la parentesi. Guardate che fino ad ora non ho invocato la proprietà che A per B deve essere uguale a B per A.
Le espressioni scritte fino ad ora sono sempre valide, anche se A per B non è uguale a B per A, devo stare attento all'ordine del prodotto, dei prodotti di matrici. Ma questo è uguale. Vediamo un po', chiudo tra parentesi quadra questo scalare. K fattoriale su L fattoriale. Mi sono scordato una cosa. Cosa mi sono scordato? Un K fattoriale al denominatore, se no non tornano accidenti. Se no. E allora lo scrivo qui, fratto K fattoriale. Va bene. Però riprendiamo in esame quel K fattoriale, quello che ho chiuso tra parentesi quadra. Che cos'è? È il coefficiente binomiale K su L per definizione, quindi uguale a somma per K che va da 0 a più infinito. Di che cosa? Della somma per L che va da 0 a K, del coefficiente binomiale K su L. Ah, attenzione, prima di proseguire, questo K fattoriale qui, va bene, lo posso portare fuori in questa sommatoria rispetto all'indice L, quindi questo K fattoriale è una costante rispetto all'indice L della prima sommatoria, non della seconda, e quindi posso scrivere qui 1 su K fattoriale, l'ho portato fuori della sommatoria per L che va da 0 a K, di K su L quindi che è, K su L è questa parentesi quadra, moltiplicato A alla L per B alla K meno L, chiudiamo tra parentesi quadra questo e questo, eccolo qui, uguale. E ora guardiamo un istante cosa vuol dire questa somma per L che va da 0 a K di coefficiente binomiale K su L per A alla L, B alla K meno L. Bene, sviluppo del binomio di Newton, A più B alla a un esponente N, uguale proprio a questa espressione. Ma perché lo voglio scrivere, guardate. La farò lunga, ecco, la voglio scrivere. A scalare più B scalare a una generica potenza N uguale sviluppo del binomio di Newton, somma per un certo L che va da 0 fino all'esponente N, di N su L, A alla L, B alla N meno L. Perché è vera questa espressione che troviamo in tutti i sacri testi, che è il cosiddetto sviluppo del binomio di Newton? È certamente vera, ma perché? È vera perché A e B commutano, perché A per B è uguale a B per A, perché se io trovo, quando farò questo A per B alla N, faccio A per B moltiplicato A per B N volte, troverò dei termini che sono A al cubo, va bene, cioè che sono A per A per A, per B, ad esempio, e troverò dei termini che sarebbero, stando attenti all'ordine del prodotto, A per B per A per B per B. E dirò che questi due termini sono uguali fra di loro, e questo è vero se e solo se A e B commutano. Allora, ritornando un istante all'espressione matriciale precedente, eccola qui, è vero che questo è A più B alla K? Sì, è vero, ma se e solo se A e B commutano, e quindi se A e B commutano, ora entra in gioco l'ipotesi. Questo è uguale a somma per K che va da 0 a più infinito di 1 su K fattoriale, eccolo qui, 1 su K fattoriale, che moltiplica A più B alla K. E questo,
scrivo qui è uguale, per definizione, ad E alla A più B, chiusa la dimostrazione. E allora ritorniamo indietro sulla pagina iniziale. Allora è vera anche questa espressione, va bene, vera se e solo se A e B commutano. Ma noi a cosa siamo interessati? Lo voglio scrivere qui sotto in particolare, eventualmente ad E alla A moltiplicato T con 1, a questo saremo interessati poi, l'esponenziale di una matrice A, eventualmente a un prodotto per E alla A moltiplicato T con 2. Va bene. Ma A moltiplicato uno scalare ed A moltiplicato altro scalare T con 2 sono due matrici diverse. Perché sono diversi, T con 1 e T con 2, però certamente commutano fra di loro. E quindi, e questo è certamente uguale, ad E elevato alla somma di queste due matrici, è che quindi uguale E elevato ad A, che moltiplica T con 1 più T con 2. Ultima questione. Voglio fare un po' di spazio perché sennò qui. Ultima questione. Se io scrivo E alla A moltiplicato T a uno scalare, ovviamente questo è uno scalare fissato T, qualunque esso sia, ma fissato T, ad esempio 3, 4, 5, questo è un E elevato al numero, va bene? E questo E elevato a T, quindi essendo un esponenziale, è sempre certamente diverso da 0. E quindi E alla A T senza dubbio ammette inversa. Va bene? Attenzione, è un numero questo, è uno scalare. E l'inversa è 1 su, ma che noi scriviamo regolarmente in questa maniera, e alla meno a per t. Siamo d'accordo? E ora scriviamo l'esponenziale di una matrice, e alla a moltiplicato t. Ammette inversa questa matrice. Moltiplicato t, facciamo t con 1. Ammette inversa questa matrice? Sicuramente ammette inversa, perché la matrice E alla T, qualunque sia la matrice A, è certamente una matrice non singolare. Perché è certamente una matrice non singolare? Perché abbiamo già visto che gli autovalori della matrice quadrata E alla A per T non sono altro che, se lambda 1, lambda 2, lambda n sono gli autovalori della matrice A, gli autovalori di E alla T sono E alla lambda 1 per T, E alla lambda 2 per T, puntolini, che sono certamente tutti diversi da zero. Una matrice che ha autovalori tutti diversi da zero ha certamente un determinante diverso da zero, perché il determinante altro non è che il prodotto degli autovalori della matrice. E quindi la matrice E alla AT1, qualunque sia A e qualunque sia lo scalare T con 1, è certamente una matrice non singolare, quindi ammette inversi. Qual è la sua inversa? Bene, facciamo un giochino di questo tipo. Se la moltiplichiamo per E alla meno A T con 1, se volete per E alla A per meno T con 1, questo diventa, ho bisogno di un po' di spazio a sinistra e quindi cancello un pezzo di questa roba qui, questo diventa uguale ad E alla A per T con 1 meno T con 1, per quanto abbiamo appena dimostrato questo qui, per la scrittura precedente, visto che A per T con 1 e meno A per T con 1 certamente commutano fra di loro, questo è uguale, va bene, per la proprietà precedente, ad E elevato ad A T con 1 più, sempre all'esponente, meno a t con 1 è quindi uguale ad E alla A per 0, uguale
E che cos'è E alla A per 0? Matrice identica. Allora, io ho il prodotto di due matrici, E alla A con 1 ed E alla meno A con 1, il cui prodotto dà la matrice identica. Questo basta per affermare, visto l'unicità dell'inversa di una matrice quadrata, che E alla meno A con 1 è l'inversa di E alla A con 1. Sempre esistente questa inversa. E anche questo, ovviamente, è congruente con le ben note proprietà della funzione esponenziale scalare E alla A per t. Ecco, queste sono le proprietà che vanno ricordate dell'esponenziale di una matrice. Andiamo avanti un istante, facciamo ancora qualche minuto, va bene, poi faremo qualche minuto di intervallo. Allora, dette queste cose, a che ci servono? Va bene, noi, se vi ricordate, abbiamo preso, ritorniamo un istante al nostro problema fondamentale, di cui tutto ciò che ho detto, va bene, è un supporto. Il nostro problema fondamentale, in questo momento almeno, è il seguente: dato un sistema x punto uguale ad ax più b per u, e scrivo b minuscolo perché suppongo che il sistema sia siso, ma nulla vieta di scrivere un b maiuscolo matrice e quindi sistema MIMO, come l'abbiamo definiti qualche lezione fa. Allora il nostro compito è di scrivere l'integrale generale di un sistema di equazioni differenziali lineari del primo ordine di questo tipo. Siamo d'accordo? Bene. Abbiamo già visto una tecnica, quella che farebbero i matematici, però veniamo ora di usare una tecnica non migliore, è la stessa, ma da un punto di vista formale più compatta. Allora, certamente un sistema di equazioni di questo tipo, per calcolare l'integrale generale, dobbiamo inizialmente calcolare l'integrale di x punto uguale a x, quindi del cosiddetto sistema autonomo. Affermazione che si dimostra immediatamente, intendiamoci. Ma affermazione: l'integrale generale di detto sistema omogeneo, l'ho chiamato autonomo prima. L'ho chiamato autonomo con una dicitura che è tipica dei controlli automatici. In un sistema quando l'ingresso U uguale a zero, quindi un sistema che evolve da solo, senza comandi, lo chiameremo sistema autonomo. Però per noi a questo punto questo è il sistema omogeneo dell'insieme delle equazioni differenziali che dobbiamo integrare. Bene, allora dicevo, affermazione gratuita per qualche secondo. L'integrale generale di questo sistema è, scrivo x compedice h di t, soluzione dell'omogenea, è uguale ad E alla A t menti 0 moltiplicato un vettore di costanti c, costanti arbitrarie. T è il tempo corrente generico, t con 0, disegnino, è quello che noi chiamiamo t, t con 0 è quello che chiamiamo istante di inizio osservazione, quindi questa espressione, una volta deciso qual è l'istante t con 0 da cui inizio l'osservazione, è la soluzione dall'istante dell'omogenea, ovviamente, dall'istante t con 0 in poi. L'affermazione per ora fatta è un'affermazione gratuita, bene. Però si dimostra immediatamente. Per dimostrarla cosa basta fare? Io ho affermato che questa è la soluzione di questo sistema di equazioni. Basta andare a metterle dentro e vedere se soddisfa. Se soddisfa la soluzione,
Se non soddisfa, vi ho raccontato un po' di barzellette, evviva, va bene, si può essere. Allora, andiamo a sistemare, a vedere se questa espressione soddisfa le equazioni differenziali, poi faremo qualche minuto di intervallo, vediamo un po'. X punto diventa X omogeneo punto. Allora, X omogenea, questa scritta qui, punto, è uguale. Alla deriva, C è una costante, è un vettore colonna lungo n pari alle dimensioni della matrice A di costanti arbitrarie finché si vuole, ma costanti. Quindi quando derivo, devo derivare E alla A t meno t con 0. Se la vogliamo fare un po' lunga, E alla A t meno t con 0 uguale ad E alla A t per E alla meno A t con 0. E alla meno a t con 0 è una matrice di costanti, nella derivata quindi non interviene, continua ad essere, va bene, ad essere quella matrice, devo derivare e alla a t. Ma scusatemi, senza ritornare sulla tabella precedente, sappiamo che la derivata di e alla a t è a per e alla a t, ancora moltiplicare e alla meno a t con 0, sì o no? E allora la rimetto insieme, t meno t con 0 qui all'esponente, e ciò che ho scritto, questa roba qui, non è altro che la derivata rispetto al tempo di questo. Moltiplicato c, questo è x h punto. È vero, punto interrogativo, che è uguale, queste sono le nostre equazioni, queste qui sono le nostre equazioni, ad a. Moltiplicato x è x omogeneo che è e alla a t meno t con 0 per c è vero? Beh, ovviamente è vero sì, basta guardarlo e questa è una identità, va bene? Sempre vera qualunque sia a, qualunque sia t e qualunque sia c, vettore arbitrario. In conclusione, ovviamente questa è la soluzione dell'omogenea. E ora facciamo qualche minuto di intervallo, però attenzione, ora cosa dovremo fare per riprendere dopo senza perdere ulteriore tempo? Ora cosa dovremo fare? Delle nostre equazioni, queste, dovremo trovare una qualunque soluzione particolare. Trovata una qualunque soluzione particolare, la somma della soluzione del sistema omogeneo più questa particolare darà l'integrale generale del sistema di equazioni differenziali lineari in esame. Va bene, e allora riprendiamo tra qualche minuto.